Chi arriva per primo al college? Il ricco studente Leo, ovviamente. E i poveri rompiscatole passano addirittura la notte al college. È ora di alzarci? Ehi, che cos'hai lì? Santo odore di panini! Grazie per la consegna, ora puoi andare. Un panino e un po' di bullismo sono il modo migliore per iniziare la giornata. Wow, quello è il ricco Leo! Fermo, ragazzo, hai dimenticato di comprare il biglietto per la scuola. E niente trucchi, dammi tutto quanto, ora va meglio. E poi anche i compiti. Ehi, che succede? È un rapimento, come faccio ad uscire da qui? Oh, santo cielo! Finalmente ti hanno preso. Oh! Sono uno studente perfetto, lasciatemi andare, mostri! È solo Mrs. Bailey, la preside del college. Com'è stato il mio scherzo? Ti sei divertito? Divertente, ma non ci sono cascato? Sì, farò finta di crederci. Guarda i tuoi voti e il tuo comportamento, sei sul punto di essere espulso. Io? Che cosa avrei fatto? Non ne hai idea? Ok, ora ti faccio vedere. Ray non la passerà liscia, la signora Bailey ha raccolto la sporcizia per così tanto tempo. Vediamo, ci sono un sacco di cose interessanti qui. Lunedì, per esempio, hai interrotto la recita scolastica. L'ho fatto, ma non era per niente bella. E questo è solo l'inizio, Ray. Martedì hai rovinato due distributori d'acqua. E perché? Per farne delle corone. E la parte peggiore è stata la tua gara di tiro. È stato disgustoso. Era solo un modo per sfuggire alle formule noiose. Andiamo avanti, Ray. Mercoledì è stato il giorno dello slime. Ai tuoi compagni di classe non è piaciuto. Avanti, era divertente, è solo che non sanno godersi gli scherzi. Oh, è questo che vuoi fare? Salvare tutti dalla noia? Ha visto? Sono un eroe, mica un bullo. Ora posso andare? Non muoverti, Ray. Questo è l'ultimo avvertimento. Non mi riconoscerà tra una settimana, lo prometto. Appare fatto, Ray. L'ho promesso, farò di meglio. Ti do una settimana e ora vai. Ray deve sbrigarsi. La signora Bailey potrebbe cambiare idea. Libri di testo, i miei preferiti. Ops, oh no. Ehi, Leo, aspetta, aspetta. Ecco la cosa che... Ecco, prendi questi. Niente slime, ti prego. Oh, soldi, grazie, amico. Ma non sono qui per questi. Ho davvero bisogno del tuo aiuto. Un bullo che mi chiede aiuto. Devo migliorare, ho solo una settimana, ti prego. Questo è ridicolo, sei cattivo fino al midollo, Ray. Ah, sì, ti offro un accordo. Tu mi insegni un sacco di belle cose e io ti proteggo dai bulli. Che te ne pare? Oh, non lo so. Non lo sai? Allora benvenuto nella zona dei bulli. Cosa? La zona dei bulli? Sì, questo è l'accordo, allora ci stai? Sono d'accordo, per il bene di tutti i bravi ragazzi della Terra. Ok, ragazzi, non affollatevi, i miei scherzi del giorno sono cancellati. Leo, datti una regolata, è il momento di migliorare, ricordi? Ora andiamo. La lezione sta per iniziare e il libro di testo è qui. Il libro di testo non serve per avere delle A. Sono antiquati, il portatile è quello di cui hai bisogno. Facile da dire per lui, è ricco. Ma ogni problema può essere risolto, basta far finta di studiare. Ray, ma che stai facendo? È ovvio che il suo compagno ha bisogno d'aiuto. Pronto, mi serve un portatile in classe subito. Ray, ora ha tutto il necessario per studiare. Wow, è per me, grazie amico. Non ringraziarmi, ora mettiti al lavoro. Ray ha solo un obiettivo, avere buoni voti. Per questo si impegnerà e lavorerà molto sodo. Ray, hai bisogno di aiuto? Oh no, ma che cos'è questo disastro? Non lo so, è il mio primo portatile, pensavo che la gente ci giocasse. Oh no, fare di un bullo uno studente con tutte A non sarà facile. Ma non possiamo arrenderci. Oh, sei tu, Leo, guarda che cosa. Ora sembro uno studente modello, no? Proprio come te. Come faccio a dirgli che gli occhiali non sono tutto? Oh, guarda, Ray, quella è una faccenda per te. Ho perso i miei occhiali e non riesco a vedere senza. Ecco dove il bullo ha preso gli occhiali. Ridammeli subito. Sei proprio una guastafeste, va bene, puoi riavere i tuoi occhiali. Perché l'hai fatto? Era solo uno scherzo. Va bene, ora è il momento della gentilezza. Guarda, qualcuno ha bisogno del tuo aiuto. Avanti, vai! Vuoi che intervenga? Beh, guarda e impara. Un professionista sta prendendo il controllo. E chi ha bisogno di aiuto qui? Penso che Ray abbia ancora la possibilità di redimersi. Oh no! Non è così che si proteggono le persone! Ray, hai sbagliato tutto. Dovevi aiutare la ragazza, non il bullo. La lezione sulla gentilezza è andata male. A quanto pare ha salvato qualcuno che ha guadagnato un sacco di soldi. Ecco perché non voleva dargli i soldi. Dovrà rimediare.
Ehi, amico, questi non sono i tuoi. Signorina, tu puoi andare e non dimenticare i soldi. E ora ci prenderemo cura di te. Ben fatto, Ray. Oh, e tu non fare così, avanti. Beh, questo bullo di sicuro non prenderà mai più i soldi di nessuno. È bello essere un supereroe. No, Ray, prendere i soldi è sbagliato. Non ha niente a che fare con questo, ma me li ha dati lui. La sua rieducazione non sta andando bene. Ray, seguimi, tieni il passo, abbiamo un sacco di lavoro da fare. Che dobbiamo fare? Perché siamo vestiti da clown? Oggi faremo del bene alla comunità. Vedi quella brutta cosa sul muro? Ce ne sbarazziamo subito, sei pronto a migliorare? Come vuoi, io sono un grande pittore. Ma prima vediamo che cosa c'è qui. Strano, la vernice è ancora fresca. Come facevi a sapere che ci sarebbero stati dei graffiti? Vedi, il punto è che ho dovuto trovare un escamotage per aiutarti. Ho contattato un artista locale. E lui, wow, ha accettato, naturalmente dopo che gli ho dato una valigia piena di soldi. Capo, lo farò più luminoso che posso. E comunque, è tutto fatto per redimerti. Questa è davvero la tua grande occasione. Ora sbrighiamoci, iniziamo. Stai andando benissimo, Ray. Riesci a sentire il tuo cuore che si riempie di gentilezza? Ora facciamo una pausa. Fermi, mani in alto. Abbiamo dei criminali qui. Perché? Stiamo salvando il muro dai graffiti. Ti conosco, so che sei un vero piantagrane. Non dire un'altra parola. È un errore, agente. Stavamo solo dipingendo il muro. Un complice. Anche tu vieni con noi. Troveremo delle manette adatte. Questo è così ingiusto. Stavamo solo facendo del bene. Restate qui per un po' e pensate bene a quello che avete fatto. Non sai con chi hai a che fare. Divertitevi, ragazzi. Ma non ci arrenderemo. Faremo una festa. Avanti, amici. Leo, d'altra parte, non è in vena di fare festa. Questo è un ambiente nuovo per lui. Spostati, fammi spazio. Che ne pensi del mio nuovo tatuaggio? A quanto pare Leo è nei guai. Fa un po' male, ma un vero uomo non ha paura del dolore. Mi scusi, che cosa vuole? Oh, così va bene. Ma devo distrarmi un attimo, torno subito. Ehi, quel ragazzo è con me. È solo un po' nervoso, lasciamolo in pace, d'accordo? Ehi, Ray se l'è cavata bene. Guarda che cos'ho, ma Leo non ha tempo per i tatuaggi in questo momento. Li conosci tutti? Certo, questi sono i miei amici. Ragazzi, salutate Leo. Vedi, sono ragazzi fantastici, non avere paura. Non sembrano dei bravi ragazzi. Non voglio passare i migliori anni della mia vita qui. Non preoccuparti, staremo qui solo 5 minuti, seguimi. Guarda, Leo, questa è la strada per la libertà. Wow, una vera e propria evasione. Ancora un po' e saremo liberi. Chiudi la porta, fa freddo. Addio ragazzi, ci mancherete. Spero di vedervi presto. Ray ha un ultimo test. Ciao amico. Oh, che progresso. Leo ha quasi imparato il tipico saluto. Stiamo facendo una festa, che dobbiamo fare? Fai solo quello che ti dico, è importante per la tua crescita. Beh, d'accordo. Dovremmo giocare secondo le regole. Mr. Lobster è qui? Ma dove diavolo ha preso questo costume, Leo? Ray, sono qui! Oh, ecco cosa aveva in mente. Leo vuole salvare di nuovo il mondo. Stai benissimo, ora passiamo agli affari. Gli aragoste hanno bisogno del nostro aiuto e le nostre donazioni le salveranno dall'estinzione. Tu raccogli i soldi e io distribuisco i volantini. Operazione salvataggio iniziata. Oh, non è facile salvare gli aragoste, è il momento di ballare. Ragazzi, non siate avidi, salvate le aragoste. Perché non gli interessa? Non ignorateci, prendete un volantino. La beneficenza non va bene e le aragoste non saranno salvate. Un volantino! Niente panico. Che stai facendo, Ray? Spero che non faccia niente di stupido. Leo non si arrende e rimarrà qui per sempre. E Ray invece ricorda le sue vecchie abitudini. Donazioni, subito! Non puoi liberarti di una aragosta gigante. Solo il denaro ti aiuterà. Ecco la mia donazione, posso andare. Buona giornata, signorina. Missione compiuta, le aragoste sono salve. Sono il migliore. La rieducazione è stata un successo. Dobbiamo solo dimostrarlo alla signorina Bailey. Andrai bene. Eccomi di nuovo in questo posto spaventoso. Solo un minuto, facciamola più scenica. Allora, sei stato un bravo ragazzo, Ray. Oh sì, Mrs. Bailey. Ho studiato duramente, ho dipinto un muro. Riesci a crederci? Ho anche difeso delle persone e ho salvato un paio di aragoste. Wow, un bel risultato. La rieducazione è stata un bene per Ray. Signora Bailey, non mi cacci dal college, prometto che non farò più scherzi. Che decisione difficile. A proposito, voi che ne pensate? Signorina Bailey, ma con chi sta parlando?
Pensate che Ray sia diventato una persona migliore? Dovrei tenerlo a scuola oppure buttarlo fuori? Scrivetelo nei commenti qui sotto.